Marianne. Io tutta... in Italia sente e offenderla. Tutta chiacchiere di tutta detta che voglia, chiacchiere... perché dobbiamo tutti andare a lavorare a un certo punto. Chiacchiere di stile. Ma essere qua a giorni. Fatto un sacco. Sai che caldo, andare in ferie. Quasi chi manda avanti sto paese, manco male. Pago. A finire che ti ho buttato sopra il palco, guarda. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Benvenuti. Da Lucione Emanuele, super puntata anni 80 con Arianna e Luca. Ari Luca, Ari Luca, Ari Luca, Ari Luca, presentatevi e presentate il vostro progetto. Vai, dai. Dunque Ari Lu, Arianna, Luca. E qua già la fantasia. E qua ci siamo. E qua già la fantasia. Però Lu con due O. Penso... perché sì, esatto, esatto. Non con la U, con l'accento. Con esatto. Due O. No, Vicentino. Quindi, no, tu ti dico Ari Lu. Non Ari Lu, ma Ari Lu. Ari Lu, Ari Lu. Per dare questa punta un po' così. British. British style. Ok. Esatto. Noi diciamo rivisitiamo gli anni Ottanta. In una versione molto molto speciale, perché usiamo anche degli strumenti molto speciali. Io canto, suono l'ukulele, Luca... quanto tempo abbiamo per cantare quello che suona, perché è un polistrumentista, è un polipo strumentista. Lo conosco da lontano, 92, quando avevamo 15 anni. Beh, adesso non svegliamo l'età delle signorine, no, dai, non perché Luca poverino, dai, ma avevamo un plurale maiestato, esatto, maiestati, non svegliamo. E quindi io ero una patita degli anni Ottanta, mentre lui proprio li disegnava, era proprio anni Settanta, le Zeppelin. E quindi io arrivavo sempre con la canzone dei Toto, All I Wanna Do When I Wake Up In The Morning Just See You. E lui mi guardava proprio, però nacque un amore che finì prestissimo, dopo un mese, perché si stufò molto presto. Perché? No, non si può dire. Perché lui voleva una cosa che io non ho potuto dare. Musicalmente? Musicalmente. Sta prendendo una piega. Ti ho detto che erano gli ospiti giusti. Comunque, a gli scherzi. Comunque, quando poi ci siamo ritrovati, io avevo questo sassolino nella scarpa perché si era comportato male con me. Ah. E gli ho detto, adesso facciamo quello che dico io. Ah, proprio c'è stato un interruptus di 20 anni. Sì. Però ha cambiato le condizioni e quindi ho detto sì. Ah. Però, che storia. Io non ho capito niente. Se mi infiassi. Ma come al solito anche. Comunque... allora qua c'è una regola che non andiamo tanto avanti, perché bello tutto, avete portato da bere? Sì, giuro, giuro. Ci sta. Vedi, le Zeppelin e Totò ha detto. Sì, Totò. È ora dell'aperitivo. Col coach! Andiamo, c'è l'aperitivo. Benvenuti ad Aperitivo col Coach. Evviva Ari Lu con noi. Cheers. Evviva. Ma quindi oggi che cosa ci presentate dopo tutto questo incipit? I Led Zeppelin. Allora facciamo un pezzo ripreso dal film Laguna Blu. Paradise. Bravo, bravo Marmelito, io ho l'età per conoscerlo, bella mano. Però non mi spoglio per carità. No, ti forse, no, per carità non sei, ti forse deve conoscere. Non siamo insegnati. Quindi Paradise e poi? E poi diciamo un gran bel pezzo di Prince, Kiss. Lo conosciamo Lucio? Ci sono delle puntate di Aperitivo col Coach? Ah no, non le abbiamo neanche pubblicate perché facevo cagare. Ecco, meno male che ci pensano. Spero di non fare la stessa cosa. Bene, allora andiamo a sentire i ragazzi. Here we go, Aperitivo col Coach. Ciao. When I'm with you it's paradise.
distant waterfall. I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I kiss you twice. And as I gaze into your eyes, I realize it's paradise. And as I gaze into your eyes, I realize it's paradise. And as I gaze into your eyes, I realize it's paradise. It's paradise, it's paradise.
would be your food. Ragazzi, il Luccione avrebbe una richiestina perché ho visto uno dei vostri videetti. Se accettano richieste. Io sono il principe degli anni Ottanta. Ah, sì? Sì, poi te lo spiego. un accenno di In alto mare della Bertè. Vai, via. Vi faccio anche una mossetta. Io sono il principe degli anni Ottanta. Tu 20 anni fa non capivi niente, aveva ragione l'aria, non dartela. Gli anni Ottanta sono meravigliosi. Vero. Ma no, la roba... No, continuano a non piacere. Ma però infatti, te continuano a non capire niente. Pensa che negli anni Ottanta, sa perdere i grandissimi Police, Queen, cioè sì, vero, produzione vero, mostruosa. No, ma sa perdere. Tu pensa che negli anni Ottanta sono stati pubblicati Thriller e Appetite for Destruction. Sì. Cioè... De cosa che ho bisogno? Sì. Te dico di più. Il commerciale anni Ottanta, di cui voi siete anche esponenti, Duran Spandau, ma te dico di più. Each time you break my heart. Eh? Yeah. Oppure, e guardo il mondo da uno blu. È tutta roba buona. Mi avete convinto. Comunque adesso farò Boy George. Gli Harry Lou, forti. Forti perché? Perché la fanno come cavolo piace a loro. Perché la arrangiano. Perché il signorino sostituisce tutta l'elettronica, ok? Con la soluzione tipo con lo slide. Come ti aveva fatto, ti ricordi, il nostro amico Andrea Boscolo, che aveva sostituito il wah-wah con lo slide. Eh sì. E noi ci piacciono quelle, di necessità di quelle cose. Cioè, ti fai l'acustico, ma acustico non vuol dire tristezza. No. E quindi se devi arrangiare. La Ari, che mi ha riprodotto anche, soprattutto in Paradise, un po' questa voce bambolina, però una bambolina un po' psycho, se posso permettermi, che si esprime, infatti, compie il suo psycho proprio con Kiss. E poi questo regalo. Che tiene la ritmica. Tutto. Io do di che cose più evidenti e poi mi fanno... Ma che drum machine? Ma sì, perché loro utilizzano anche delle basi, una batteria in base. No, si chiama Wilson. Wilson si chiama ad ogni concerto. Ah, Wilson come quello. Wilson come il pallone. Sì, esatto. Un applauso a Wilson. E tutti applaudono. Cavolo. E poi questo bellissimo regalo in alto mare. Grandi. Grazie, contento. Ma bella contento. La canzone, quello dietro che ballava invece. Ma che c'era uno che ballava? Sai che c'è sempre il matto del paese. Ecco, praticamente. Il semo del villaggio.
Non volevo dirlo. Sai, quello che ti dice. Ma ha detto il matto del paese. Quello che ti dice, ciao, ma non capisci niente in italiano. Beh, allora, grazie a Yari Lu. Iscrivetevi al canale di Aperitivo col Coach, lasciateci un like e sotto il video ci sono anche tutte le info dei ragazzi per andarli ad ascoltare. Grazie della birra, scusate per Luzzo. Scusate per Luzzo. Non aprite casa perché sennò vi porta via la drum machine. Wilson! La prossima puntata, appuntamento al Rancher Lu a breve, quando sarà finito. Potrebbero esserci in trasferta da noi. Volentuar, molto volentuar. Ragazzi, grazie. Aperitivo. Aperitivo col Coach. Ci viva! Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciateci un like qui sotto e se vi piace l'aperitivo col coach iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Ciao!